Presentiamo padre Marcello Storgato. Incomincio dal 30 aprile al 3 maggio del 2009 a Assisi. Abbiamo già cantato il grande inno con Paolo sui sentieri di Cristo. È il giovanissimo Paolo, dinamicissimo, che ci ha assicurato e convinto. Non c'è un altro Vangelo. Da qui il suo segreto e il suo fascino. Il Vangelo di Cristo, anzi, Cristo è Vangelo. E non c'è altro Vangelo. Perché? Perché non c'è altro Cristo. Cristo è uno, il Vangelo non può essere che quello. Guai a chi lo cambia, guai a chi cambia Cristo, guai a chi cambia il Vangelo. Non è proprio possibile. Abbiamo affrontato la storia e il viaggio ad Assisi. Tutto faccio per il Vangelo. Abbiamo anche sperimentato la fatica e l'avventura di Paolo, uomo del dialogo, questo dialogo infinito con tutti, ricercato, sudato, faticato, pur di conquistare qualcuno a lui. Affascinante, irrinunciabile, provocante al massimo, il giovane Paolo. E adesso Frascati, 28 aprile, 1 maggio 2012, ci ritroviamo insieme a un vecchio, il più vecchio dei discepoli e degli apostoli. L'ha detto anche Alex, questo uomo con la barba bianca. Beh, vabbè, o bianca o che è quel che è, non ha quello l'importanza, ma la domanda legittima che ci facciamo, che possiamo farci, che dobbiamo farci, cos'ha questo vecchio da dire ai giovani? Io non ho una risposta, la cercheremo però, perché dobbiamo cercarla. In un mondo sempre più vecchio, questo nostro italiano, europeo, a parte le giovani famiglie degli immigrati, i vecchi, forse è proprio interessante che ci prendiamo questo vecchio come compagno di viaggio, non solo in questi giorni, ma anche in poi. Paolo convertito, sono colui che tu perseguiti. Potremmo dire anche sono colui che tu dimentichi di pregare, sono colui che tu dimentichi di ascoltare, sono colui che mi lasci fuori dalla tua vita. Mi prendi solo quando ti fa comodo, così qualche momento di entusiasmo. Io sono colui. E Pietro? Pietro invece chi è? Pescatore analfabeta? Un praticone? Uno che magari va a pescare tutta notte e non pesca niente? Capita, no? Contadino, pianta, semina, coltiva, ci sta dietro e poi un brutto tempo, una grandinata manda all'aria tutto, succede. Sposato, con figli, la suocera, ricordate? Insomma, un prediletto, tu sei Pietro, non posso fare a meno senza di te, benedetto te. Vattene via, Satanasso, che non sei altro, come ti permetti di dire queste cose? Un innamorato del maestro è un perfido traditore. Con che facilità, che faccia tosta. Altro che testimone. Entusiasta al massimo, ma sempre con i piedi per terra. Fino a pentirsi, fino a piangere, un vecchio che piange. Pensate che bello.
Ma eccolo Pietro. Non so, i relatori in questi giorni ci diranno tante cose, sicuramente impressionanti, belle, profonde. A me di Pietro piace questo racconto. È preso dagli Atti degli Apostoli, capitolo 11. Allora Pietro cominciò a raccontare loro con ordine, dicendo: mi trovavo in preghiera nella città di Giaffa e in estasi ebbi una visione. Un oggetto scendeva dal cielo simile a una grande tovaglia calata per i quattro capi e giungeva fino a me. Fissandola con attenzione osservai e vidi in essa quadrupedi della terra, fiere, rettili e uccelli del cielo. Sentii anche una voce che mi diceva: coraggio Pietro, uccidi e mangia. Io dissi: non sia mai, Signore, perché nulla di profano o di impuro è mai entrato nella mia bocca. Nuovamente la voce dal cielo mi disse: ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo impuro. Questo accadde per ben tre volte e poi tutto fu tirato su di nuovo in cielo. Ed ecco, in quell'istante tre uomini si presentarono alla casa dove eravamo, mandati da Cesarea a cercarmi. Lo Spirito mi disse di andare con loro senza esitare. Vennero con me anche questi sei fratelli ed entrarono in casa di quell'uomo. Egli ci raccontò come avesse visto l'angelo presentarsi in casa sua e dirgli: manda qualcuno a Giaffa e fa venire Simone, detto Pietro. Egli ti dirà cose per le quali sarai salvato tu con tutta la tua famiglia. Avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo discese su di noi. Mi ricordai allora di quella parola del Signore che diceva: Giovanni battezzò con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo. Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato a noi per aver creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre impedimento a Dio? All'udire questo, i credenti circoncisi si calmarono e cominciarono a glorificare Dio dicendo: dunque, anche ai pagani Dio ha concesso che si convertano perché abbiano la vita. Questo è Pietro. Questo è il Pietro che a me piace. Questo è il Pietro che ci porteremo dietro in questi giorni qui a Frascati. Un Papa che è stato discepolo fino alla fine, sempre discepolo. Un Papa che segue gli eventi, le occasioni, le opportunità, i segni, le voci. Un vecchio Papa, immaginate, che ancora riesce a sognare, ad avere delle visioni davanti. Un Papa che si lascia criticare, affrontare da chi non aveva la sua stessa opinione, ma un Papa che non, per giustificarsi non prende il codice di diritto canonico,
i volumi di teologia dommatica, racconta. Questa è la giustificazione del vecchio Pietro. Racconta. Racconta come sono andate le cose. Ed è convincente. Riesce a convincere tutti. Tanto che si mettono a lodare Dio perché guarda un po'. Ma sì, è questo, sapete, quello che fa il testimone. Non va mica a predicare. Va a raccontare. Guardate, è successo così. E cosa è successo? Gli animali. Sono scesi gli animali, ho visto gli animali, ammazza, magna. Sarà per questo che prima che il Papa andasse a Cuba l'ha preceduto alla spedizione di un coccodrillo come dono a Fidel Castro, non lo so, sarà ispirandosi agli Atti degli Apostoli, sicuramente. Un Papa, Pietro, un vecchio, che si lascia ribaltare tutte le sue convinzioni più profonde perché c'è qualcosa di nuovo che non dipende da me. Un Papa, un vecchio che non attenta di sostituirsi a Dio e dice: ma chi sono io? Il Papa! Ma chi sono io, povero Cristo, da mettermi in mezzo tra Lui e quello che Lui sogna per tutta l'umanità? Insomma, ce ne vorrebbero di vecchi così, anche oggi, che ci accompagnino a uno spirito giovane. E termino, vedo che Monsignor Gianni è arrivato. Che differenza c'è tra discepoli e testimoni? Penso che lo sentirete 3000 volte, alla fine poi la vera risposta, la vera differenza la troverete ciascuno di voi, dentro di voi. Ma certo, non so, un cardinale che colleziona pistole, fucili e mitraglia, no? e ha la licenza di detenzione, beh, può essere un buon cardinale, può essere anche un buon discepolo, non è certo un testimone, per dire, no? Non so, un papa indaffarato a tradurre alla lettera l'anamnesi della consacrazione eucaristica, no? Per cambiare da tutti a molti, beh, può essere un bravo discepolo, ma insomma. Ma ditemi voi, se è dietro a queste cose che noi possiamo spendere un minuto, sprecare un minuto, non dico ore, un minuto, no? Oh, ma non ci abbiamo. Il testimone è diverso. Il testimone vede, ascolta e diventa profeta. Colui che denuncia è colui che annuncia. Ci aiuti il vecchio Pietro a seguirlo con questa spontaneità, senza vergognarci delle nostre colpe, dei nostri limiti, dei nostri difetti, ma con l'entusiasmo di chi ha i piedi per terra e punta sempre